ma in quanto musulmani, sanno bene che ogni essere umano, pur avendo un alto livello di fede, prima o poi cadrà nel peccato. Sapevi che Shaitan pianse quando un versetto specifico del Qur'an fu rivelato? È stato riportato da Imam Ibn Khatir Rahimahullah nel suo tafsir al Qur'an, la spiegazione del Corano, che Anas bin Malik radiallahu anhu, uno dei compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ci disse che quando il versetto numero 135 di Sura Al-Imran fu rivelato, Shaitan scoppiò in lacrime. Ma che cosa dice questo versetto per avere un effetto così potente? Dice Allah: e quelli che, quando hanno commesso qualche misfatto o sono stati ingiusti nei confronti di loro stessi, quindi coloro i quali hanno commesso un peccato, hanno trasgredito ad un divieto imposto da Allah, che cosa fanno? Si ricordano di Allah, si ricordano della maestosità del colui al quale si sta disobbedendo. E cosa fanno? Gli chiedono perdono dei loro peccati. E chi può perdonare i peccati se non Allah? E non si ostinano al male consapevolmente. Ossia che una volta capito l'errore, si allontanano da esso, o perlomeno cercano di farlo. A questo punto Shaitan scoppiò in lacrime. Ma per quale motivo? Un essere così malvagio e spregevole come Shaitan, come avrebbe potuto versare lacrime per il suo signore? Ed infatti non fu così, ma perché capì la potenza di questo versetto, che purtroppo ancora oggi molti musulmani non hanno ben capito. Se si guarda il versetto precedente a questo, Allah subhanahu wa ta'ala descrive i muttaqin, i timorati di Allah, coloro i quali combattono contro le tentazioni del loro nefs e di Shaitan, al fine di ottenere un livello alto del paradiso, se non il Firdaus al-A'la. Ma in quanto musulmani, sanno bene che ogni essere umano, pur avendo un alto livello di fede, prima o poi cadrà nel peccato. Come disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutti i figli di Adam sono peccatori, ma i migliori fra questi sono quelli che si pentono. Quindi che cosa rende speciali questi credenti? Ciò che li rende speciali è il fatto che non disperano della misericordia di Allah, qualsiasi sia il peccato commesso. Come Allah dice nel Corano, in Sura Al-Zumar, nel versetto numero 53, cosa che invece Shaitan vuole far arrivare a pensare. Ma l'obiettivo di Shaitan, come egli stesso promise al cospetto di Allah, prima di essere scacciato dal paradiso, è quello di portare tutti i figli di Adam con sé all'inferno. Quindi, come detto, non pianse per gioia o per timore di Allah, ma per il fatto che a causa di quel versetto realizzò il fatto di non poter in nessuna maniera portare con sé all'inferno i muttaqin. Ed Allah subhanahu wa ta'ala conferma ciò nel versetto successivo a questo dicendoci: essi avranno in compenso il perdono del loro Signore ed i giardini in cui scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Che bella ricompensa per coloro che ben agiscono.